One, two, three, four. Benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio spiegarti un pattern ritmico da eseguire con la tua mano destra, oppure se sei mancino con la tua mano sinistra, e prenderemo come spunto il brano Isn't She Lovely di Stevie Wonder. Il primo accordo è un accordo di Do diesis minore undicesima. Andiamo a vedere un po' con la nostra mano destra che tipo di ritmica possiamo fare. Abbiamo giù, su, 1, 2, 3. Quindi abbiamo un movimento verso il basso dove andiamo a eseguire tutte e sei le corde, anche se la quinta e la prima corda sono in mute, quindi sono bloccate. Dopodiché andiamo a suonare leggermente i primi suoni verso l'alto, ed in questo modo. A questo punto abbiamo una terzina che esegue ghost. Vedi, tutti e tre i suoni sono fatti con lo strumming, ma muti. A questo punto, vedi, abbiamo terminato la terzina verso il basso, te lo risuono. 1, 2, 3. Però, quando continuiamo la ritmica, dobbiamo ripartire nuovamente verso i bassi. Quindi abbiamo giù, su, 1, 2, 3. E nuovamente giù, su, 1, 2, 3. Vedi, quindi c'è questo movimento, diciamo, innaturale, perché dobbiamo suonare due volte verso il basso. Giù, su, giù, su, giù. Così via. Proviamo adesso con gli altri accordi. Il prossimo accordo è un accordo di Fa diesis tredicesima, dove abbiamo come primo suono la settima bemolle, dopodiché abbiamo la terza maggiore, la tredicesima e la tonica. Ok, andiamo a vedere l'alternanza. Bene, a questo punto andiamo su un accordo di La col basso di Si, chiamato anche Si nona sus. Poi andiamo sull'accordo di Mi nona, dove abbiamo 7, 6, 8 e nuovamente 7. Questi sono i tasti che ho suonato per ottenere questo voicing. E abbiamo la ritmica come al solito. Ok, adesso andiamo a suonare un'altra volta tutti e quattro accordi. Quindi il Do diesis minore undicesima, Fa diesis tredicesima, un'altra volta. A questo punto il brano va sull'accordo di La settima maggiore, eseguito con i tasti 5, 6, 6 e nuovamente 5. E anche in questo caso andiamo a bloccare la quinta corda e la prima. Ok, poi proseguiamo con un accordo di Sol diesis settima con la quinta diesis, un accordo alterato. Ok, quindi nuovamente questi due, La, Sol diesis. Ok, a questo punto andiamo una altra volta sull'accordo di Do diesis minore, ma questa volta è un Do diesis minore nona, questo bellissimo voicing. E poi abbiamo l'accordo di Fa diesis tredicesima. Ok, andiamo a suonare nuovamente questa parte a partire da La. La, Sol diesis, Do diesis, Fa diesis. Ok, a questo punto andiamo a terminare il gruppo di accordi con l'accordo di Si nona sus nuovamente. Un'altra volta. E poi blocchiamo il tutto con un accordo di Mi sesta, dove abbiamo 7, 6, 6, 5. Terminata la parte armonica, abbiamo una parte melodica che esegue così. Quindi abbiamo un movimento hammer-on dal secondo tasto verso il quarto tasto della quinta corda, poi andiamo sulla quarta corda e facciamo lo stesso. Vedi, suoniamo soltanto il secondo tasto della quarta corda, e poi andiamo a schiacciare con un hammer-on. Quindi ti ripeto.
Dopodiché andiamo con uno slide verso il sesto tasto della quarta corda, quindi, e dopodiché andiamo sulla terza corda, dove andiamo a seguire sempre lo stesso principio, quindi l'indice che suona al quarto tasto della terza corda e poi andiamo a schiacciare al sesto tasto della terza corda, quindi, e poi due volte la nota di Mi al quinto tasto della seconda corda. A questo punto vado su a tutto e suono anche la corda di Mi basso a vuoto per terminare il tutto, te lo risuono lentamente. Adesso a tempo. Bene, vado a fare il tutto nuovamente da capo, quindi vado a mantenere sempre il pattern della mia mano destra, dopodiché terminerò con la parte melodica finale. 1, 2, 3, 4. Questa Isn't She Lovely di Stevie Wonder, suonata divertendoci in questo modo con un pattern ritmico ripetitivo della mano destra e qualche voicing interessante, terminando il tutto con la nostra frasetta melodica che ci lancia poi verso il chorus successivo. Se questa lezione ti è piaciuta, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!